Crevici di voci dal Cilento, ben trovati e ben trovato al sindaco di Roscigno, Pino Palmieri. Sindaco, salve. Ciao, come stai? Bene, bene. Roscigno, tutto bene? Sì, tranquillo, tutto scorre tranquillo. Anche dal punto di vista del virus, naturalmente la situazione a Roscigno fortunatamente continua ad essere, insomma, sotto controllo. Sì, ci stiamo adoperando per registrare i tanti anziani sulla piattaforma e poter avere le vaccinazioni previste dal piano di vaccinazione regionale. Sono tanti gli anziani che hanno difficoltà, quindi ci siamo noi sostituiti perché tanti di loro hanno figli che vivono fuori dal comune di Roscigno, stanno lontani. E quindi io con l'assessore Cuomo Viola ci stiamo dando da fare e li trasportiamo presso Rocca d'Aspide anche per ricevere la vaccinazione. Meno male, diciamo, che insomma a Rocca d'Aspide è stato allestito questo centro vaccinale perché è diventato punto di riferimento proprio per tante persone anziane di Roscigno, ma anche di altri comuni che così non sono costrette a spostarsi ancora più lontano con difficoltà che insomma immaginiamo. Ma noi abbiamo la fortuna di avere una ditta di trasporti come la ditta Pegori che si è resa a titolo gratuito disponibile per trasferirli presso Rocca d'Aspide. La cosa, anche se Rocca d'Aspide comunque sono organizzati bene, però per anziani di 95-96 anni diventa pesante, non è un qualcosa di abbastanza semplice, anzi. Il fatto che devono viaggiare, questi li distoglie, più di qualcuno ha preferito non vaccinarsi. Certo, entriamo proprio nel merito della questione, perché c'è una lettera che porta appunto la sua firma indirizzata al governatore della Campania, Vincenzo De Luca, proprio per avanzare una proposta operativa rispetto alla campagna vaccinale. Quali i contenuti di questa lettera? Guarda, i contenuti di questa lettera traggono spunto dalle dichiarazioni del direttore Michele Albanese della Montepruno, della Banca Montepruno, che è sempre attenta alle esigenze del territorio. Ieri ha comunicato che metteva a disposizione le proprie strutture per eventuali campagne di vaccinazione in loco. È anche il frutto di un incontro che ho fatto con lui, dove abbiamo concertato di stimolare il nostro presidente della regione a venirci incontro su quel tema della vaccinazione sui territori, soprattutto nei piccoli comuni. Noi, tra l'altro, siamo sindaci di piccole comunità e quindi conosciamo sia vizi e virtù dei nostri cittadini. E ti posso assicurare che tra questa questione che si è innescata sulle vaccinazioni che possono avere effetti indesiderati, il viaggio per andare e tornare dai punti di vaccinazione, e stiamo riscontrando che più di qualcuno si allontana dall'obiettivo vaccinazione. Quindi noi che siamo sul territorio, siamo investiti del governo del territorio, siamo coscienti che dobbiamo mettercela tutta per vaccinare tutta la popolazione. Noi siamo piccoli comuni, quindi calcola che in un paio di giorni si potrebbe effettuare una campagna a tappeto sul territorio e rendere i nostri comuni COVID-free. E questo potrebbe essere importante nel rilancio anche delle nostre piccole attività imprenditoriali, perché avere un territorio COVID-free ti permetterebbe, oltre a poter dare, perché noi non è che abbiamo chissà quale attività commerciale artigianale, però questa situazione è andata a peggiorare proprio il tessuto produttivo dei nostri territori, perché già avevano sofferenze importanti a continuare a prestare le proprie attività nella nostra piccola comunità. Ti lascio immaginare dopo un anno di Covid a che cosa sono ridotte le nostre attività. E allora con il direttore Michele Albanese abbiamo concertato, io mi sono fatto carico di inviare questa lettera al presidente della Regione Campania e dove proponiamo alcune situazioni, perché anche avere un monitoraggio degli effetti della vaccinazione, avere una piattaforma, credo che sia anche interessante sotto l'aspetto scientifico. Quindi un piccolo comune potrebbe tranquillamente, utilizzando le professionalità, i medici di base, non è che ci sostituiamo al sistema sanitario nazionale, però utilizzando i medici di base, medici volontari e infermieri di professionali, si potrebbe creare una piattaforma dove vai a registrare tutti gli effetti dei vaccini sulla cittadinanza.
Il massimo sarebbe poter essere autorizzati ad acquistare i vaccini. Noi in giro di 2 giorni avremmo risolto il problema della vaccinazione improprio, perché sai meglio di me, tu vivi il territorio che vivo io e quindi conosci quali sono le realtà dei piccoli comuni. Piccoli comuni che credo che se ci danno la possibilità di poter intervenire in modo puntuale, che è quello che poi chiede anche l'attuale commissario, il generale Figliolia, credo che si potrebbe veramente creare dei piccoli presidi e in giro di poco tempo avere piccoli comuni già COVID-free. È ovvio che nelle città c'è un approccio diverso, ma noi piccole comunità potremmo affrontare il tema vaccinazione molto più veloce e in modo molto più speculare. Anzi, il direttore della banca si è reso anche disponibile a sostenerci sotto l'aspetto finanziario e economico, quindi se il presidente della regione vuole un nostro contributo territoriale, siamo disponibili anche a mettere qualche spicciolo nella campagna di vaccinazione, sia per l'aspetto logistico che l'aspetto anche del recupero dei vaccini stessi. Fare tutto ciò per chi governa un territorio credo che sia poi un dovere, e quindi mi sono sentito in dovere di sollecitare il presidente della regione e verificare se c'è la possibilità di innescare una procedura di questo tipo. Ci sono le condizioni, a mio parere, per poterlo fare, e vista la situazione di pandemia generale credo che è un qualcosa che può veramente accelerare le vaccinazioni nell'entroterra. Questo è quello che è lo spirito con cui abbiamo voluto intraprendere questa missiva e inviarla al Presidente. È un esempio anche virtuoso di come dalle piccole realtà come Roscigno possono partire idee importanti basate naturalmente sulla sinergia, penso alla banca, ma anche sulla collaborazione con gli enti deputati poi alla gestione della stessa pandemia. Quindi sinergia, ma buone pratiche che arrivano appunto da queste piccole realtà. Ma guarda, la nostra banca Montepruno già si è caratterizzata nel sostituire poi tra virgolette le inadempienze degli enti sovracomunali. Non dobbiamo dimenticarci l'intervento fatto sul tratto stradale Roscigno-Bivio di Corleto, come in altri territori, nella zona di San Rufo, nella zona di Teggiano, cioè c'era una carenza di risorse e la banca è intervenuta mettendo a disposizione delle risorse che poi hanno permesso di riaprire dei tratti stradali. È stato fatto per la viabilità, perché non farlo per la sicurezza sanitaria dei cittadini? E ripeto, ci sono tutte le condizioni per poter imprimere una velocità di vaccinazione delle nostre piccole comunità, ci vuole solo la volontà. Noi non chiediamo milioni di dosi di vaccino, a noi basterebbero in questo momento 400 dosi di vaccino per rendere COVID free la comunità di Roscigno, e questo ci permetterebbe anche di poter creare un sistema virtuoso in prossimità dell'estate per creare una proposta turistica in totale sicurezza. Assolutamente, anche perché realtà come Roscigno, col fantastico borgo abbandonato, ma anche con tante altre particolarità, ha bisogno di puntare sulla stagione estiva, sul turismo, perché c'è appunto bisogno di richiamare sul territorio risorse anche di tipo economico. Quindi è necessaria la vaccinazione anche guardando al futuro, per l'appunto. Ma io non voglio fare un discorso egoistico e guardare solo la mia comunità. Io penso che un ragionamento di questo tipo si potrebbe fare in tutta la comunità del parco, perché ci sono le condizioni, tanti comuni siamo simili, e è pur vero che in questa fase siamo anche più fortunati dei grandi centri, perché in questa occasione l'abbandono e l'isolamento ci hanno protetti, sono stati alleati strategici per contrastare l'espansione del Covid-19, però è pur vero che si potrebbe creare una piccola, perché poi parliamo sempre dieta mediterranea, Parco Nazionale del Cilento, una proposta turistica efficace e efficiente. Allora, se partiamo da una vaccinazione di massa su un territorio come il nostro, e avendo la fortuna di avere partner importanti come la Banca Montepruno, e sicuramente sollecitate altre attività imprenditoriali, potremmo trovare anche l'appoggio di altri istituti, di imprese. Io credo che potremmo veramente mettere in campo un'azione a tappeto di vaccinazione della popolazione all'interno del parco,
e poter essere pronti alla prossima stagione turistica, che sicuramente potrebbe essere fatta in assoluta sicurezza, adottando quel minimo di prevenzione, per poter ospitare i turisti che arriveranno sul territorio. E speriamo che siano numerosi. Sindaco, per il momento ci fermiamo, ma ovviamente ritorneremo su questi temi come spesso facciamo. Grazie per essere stato mio ospite. Grazie a te, sempre per la disponibilità. Il sindaco Pino Palmiere, ti ringrazio, e grazie a tutti voi per l'attenzione.